La strada da fare camminando insieme, come appunto sinodo vuol dire, è lunga ancora e ci vorranno scelte coraggiose, le chiama il cardinale Erdo, tra fedeltà al Vangelo della famiglia e misericordioso prendersi cura delle fragilità della famiglia, anzitutto il caso dei divorziati risposati, con accenti oscillati sin qui in aula, tra mantenere la disciplina di adesso, no a confessione e comunione, oppure aperture a condizioni precise, in situazioni da cui non si può uscire, senza provocare altre sofferenze. Ecco il punto sui lavori del sinodo, in 11 cartelle di relazione dopo la discussione, si chiama la sintesi del percorso fin qui compiuto, redatta dal relatore generale, per avviare il confronto ora a gruppi più ristretti. Ci vorrebbe un cartello, lavori in corso, riferisce con una battuta Monsignor Forte alla stampa. In questo sinodo stiamo facendo scuola di questa chiesa, se volete, in ricerca, in ascolto, aperta a varie possibilità. Un altro passaggio riguarda doti e qualità che gli omosessuali, è scritto, hanno da offrire alla Chiesa. E anche se la famiglia è un'altra cosa, ci sono diritti da tutelare anche nelle unioni gay, annota ancora il segretario speciale del Sinodo. Poi la questione convivenze e matrimoni civili. L'ideale cristiano va presentato con chiarezza, affermano i padri sinodali, ma senza trascurare neppure elementi costruttivi, presenti in situazioni pure non corrispondenti a quell'ideale. Semi del Verbo sparsi anche oltre i confini visibili e sacramentali della Chiesa, li chiama Erdo, citando il concilio con la sentita approvazione di molti vescovi. Delle sfide fa parte anzitutto quella cruciale della denatalità. Avere figli per la mentalità corrente è una semplice variabile nel progettare la vita di coppia. E va riscoperto, afferma il Sinodo, il valore dell'umane vite di Paolo VI, che sarà beatificato domenica alla fine dei lavori. Questione linguaggio, infine, sempre al centro dell'attenzione, un annuncio del Vangelo, vale a dire, che non suoni teorico, come se nulla avesse a che fare con la vita delle persone. Al contrario, i grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa l'esistenza umana anche in un tempo segnato dall'individualismo e dall'egoismo.